Benvenuti, ben ritrovati, apriamo il TG Sud con la sezione della notizia del giorno che non poteva che essere quella che vede Salvatore Ombra riconfermato alla guida dell'Arges. Ce l'ho in studio, Presidente, ben ritrovato, buon anno adesso, mi sa che possiamo davvero augurare, la telecamera è questa, Presidente. Eh, beh, eh. Tutto è bene, quello che finisce bene. Che cosa è successo? Condensiamo in pochi minuti e poi andiamo appunto al futuro. Bah, mh, il Presidente ha voluto, proprio l'ho sentito la, la, eh, ieri, ci siamo incontrati per mh, capire qual era l'indirizzo, insomma quello che avevamo fatto, qual era stata eh, l'attività svolta da Airgest. Dopodiché, alla fine della riunione, eh, mi ha mh, confermato, mi ha chiesto di restare ancora fino alla fine del mandato, quindi per altri due anni, alla guida dell'Airgest. Quindi. Non verrà esercitato lo spoil system per quanto riguarda la mia persona in, in Airgest e dopodiché quindi nomineranno gli altri due componenti del Consiglio di amministrazione. Quindi si ricontinua a lavorare, cioè raggiungere gli obiettivi eh, eh, con un occhio puntato a quello che può essere la gestione unica del, del sistema aria, eh, aeroportuale, quindi con Palermo, Trapani e dopodiché anche l'annessione di eh, Lampedusa. Beh, eh, questo è un argomento che magari velocemente trattiamo, poi venerdì sera, per chi segue delle sud, ci sarà una lunga trasmissione con appunto la spiegazione, anche andremo avanti sul futuro eh, di AERGES, quindi oggi ci limitiamo appunto allo spazio della notizia del giorno. Secondo me è stata una battaglia che si è combattuta su più fronti, nell'arco di due o tre giorni, economico, politico, di pubbliche relazioni. No? Assolutamente sì, devo dire, non posso non ringraziare tutta la gente che praticamente si è mobilitata eh, quando ha saputo c'è la possibilità che io non venissi confermato in AERGEST, così anche la deputazione regionale che ha lavorato per, nel parlare col Presidente della Regione, perché, spiegando quali erano le motivazioni perché era utile che io restassi ancora la guida di AERGEST, devo dire che è stato un lavoro di squadra dove il Presidente della Regione in realtà ha ascoltato tutti, dopodiché ha voluto sentirmi proprio nella giornata di ieri e poi ha preso la decisione insomma, di mantenermi ancora alla gestione di AERGEST, assolutamente contento ringrazio tutti, soprattutto per la affetto che hanno mostrato nella, nel, nel valutare positivamente tre anni di lavoro fatto all'Ages, due sono stati dedicati esclusivamente alla gestione del costo. E adesso rimane la preoccupazione della fusione, la privatizzazione che cosa ci dice? Bah, guarda, non deve essere una, una, una preoccupazione se le cose vengono fatte nell'interesse del territorio e purché lo sviluppo, questo possa portare ulteriore sviluppo, cioè, l'obiettivo non è quello di eh, da creare danno nei confronti di un territorio, quindi quello di eliminare il traffico, tant'è che l'obiettivo e quello di incrementare ulteriormente, quest'anno arrivare a 1.300.000 passeggeri, quindi faremo tutti i percorsi che ne sono necessari. Quello che, la prima cosa che va fatta è quella di mettere in connessione in maniera rapida i due aeroporti, quello di Trapani e quello di, di, di Palermo, attraverso le ferrovie. Quindi il Presidente si è preso carico di fare un tavolo tecnico per eh, eh, lavorare su questo, perché ciò avvenga nella maniera più rapida possibile e che i due aeroporti fossero, si possa annullare quella distanza temporale che c'è tra i due aeroporti. Quindi bisogna raggiungere i due aeroporti in un massimo di 20-25 minuti con una frequenza che non può superare la mezz'ora, tre quarti d'ora. Ti senti appagato o maggiormente responsabilizzato? No, ulteriormente responsabilizzato, caricato di, 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 di responsabilità perché ormai l'obiettivo va raggiunto. Abbiamo eh, raggiunto diciamo, per il 50% gli obiettivi che c'eravamo posti, dobbiamo fare l'ultimo miglio, quindi quello della stabilità, della solidità dell'aeroporto, quindi del rafforzamento del traffico, quindi ancora lavoro ce n'è. Tanto. Grazie Presidente Ombra Grazie buon lavoro, a tutti voi. Buon Grazie lavoro davvero ancora. Ad Maiora. Noi ci vediamo tra poco con la prima edizione e le altre notizie